Allora Luzio, ho visto qualche giorno fa un documentario, non mi ricordo se era Piero Angela, cos'era, di storia, so che a te interessa fino a un certo punto, però una cosa interessante, ho detto questo interessa anche a Luzio, perché parlavano di una cosa che poi avevo già sentito in altre, forse avevo letto qualcosa su Wikipedia, sul fatto che alcune cose che noi sappiamo del Medioevo in realtà sono delle leggende in pratica, quello che la cultura popolare sa del Medioevo in realtà sono leggende, e prendevano ad esempio due cose fondamentali, uno era la cintura di castità. E l'altro era la Vergine di Norimberga. La cintura di castità lo sai già cos'è, è una cosa che quando partivano per il medio, per le crociate. La Norimberga, la Vergine, no? Sono due cose un po' diverse, però non so se sai cos'è la Vergine di Norimberga. Scusa. Era l'unica che non la dava nessuno a Norimberga. E allora non era vergine, però, perché se la dava fuori. No, ma Norimberga era una cittadina norimberghese che non la dava. E allora casta non era vergine. Casta è una che non la dà, vergine è una che non la data mai. Mai, sì. Allora mai a Norimberga, ma da nessuna parte. Ecco, non è esattamente così. Adesso, no, scusa. È cittadina norimberghese, quindi la riconoscevano, sì, perché era, sì, di Norimberga, sì, quando, sì, faceva, sì, del, okay, documento. Okay. E ascolta, adesso dopo ti dico. E invece la cintura di castità ti dice niente, scusa. Sì, la usavano i crociati, l'hanno inventata. Perché quando partivano, la loro amata rimaneva malante il paese e ahimè c'erano le paranoie che la poteva dare. E quindi naturalmente si tutelavano. Quindi io promuoverei la cintura di castità anche oggi, dato che ci saranno le migrazioni. Allora, quello che volevo dire, no, vedo che sei abbastanza preparato, anche, certo, se la Vergine, certo, di Norimberga non è propriamente quello che hai detto te, però dopo... La è una che non la dà, dopo che non la dà mai, giusto, giustamente, è vergine sempre. Però anche lì, sì, maestro, anni la dà, dopo non è più. Vabbè, dopo ne la ritiriamo, ci torneremo dopo. Vabbè, sulla Vergine, ci ritorneremo dopo. Volevo precisare. Allora, quello che... sì, lei voleva precisare? Sì, no, però dopo. Perché volevo focalizzarmi sulla cintura di castità. Ci sono anche gli spettatori che in linea. Ti piace, speriamo, no, di sì. Speriamo che ci siano molti commenti. Allora, sul discorso della cintura di castità, io ho sentito sia in questo documentario sia avevo letto qualcosa che in realtà è un po' un mito. Cioè, in realtà questi prodotti non sono mai esistiti, ma sono in realtà il frutto invece di fantasie dell'Ottocento. Lei. Cosa ne pensi di questa cosa qua? Lei mi sembra che sta facendo un'analisi scorretta della storia. Io ti dico quello che ho letto. Diciamo che i dubbi che ho sentito ce li ho un po' anch'io. Ha letto la sera. Ha letto, vabbè, adesso, l'ho letto su Wikipedia, c'è qualcosa. E ne parlavano in questo documentario. Wikipedia. No. Sì, Wikipedia è letto all'inglese. Io perché ormai. Però quello che voglio dire è, siccome, ma secondo te è possibile che esista? Facciamolo, cambiamo discorso. Secondo te può esistere una cintura di castità? Cioè, certo, è esistita, c'è nelle cronache dei crociati. Come funziona? Se tu dovessi costruire una cintura di castità, cosa faresti? Come la costruiresti? Cada piscia solo. Sì, ma come la leghi? Cioè, cos'è, una mutanda di ferro? Sì, con le chiavi ti porti via il lucchetto, quando parti da casa la lasci inchiavata. Cioè, un mutandone di ferro, ecco, chiuso a lucchetto. No, beh, il culo glielo puoi lasciare anche aperto. Con un buco, sì, l'ano, insomma. L'ano glielo puoi lasciare un po' più aperto. E anche la parte anteriore, di modo che possa comunque espletare, sì, le sue funzioni corporali. Certo. Ok, e quindi quando uno fa il bagno... C'ha... Lei l'ha sentita mai la canzone di Carlo Martello? Sì, la scritta De André, ma non mi ricordo che c'era la città. Carlo Martello gli diceva, sulla canzone di De André, gli diceva: mi raccomando, non perdere la chiave. Perché l'ha detto De André? Pure. Questo non me lo ricordavo. Grande illuminare. Non lo ricordavo. Però io non vorrei che anche il grande De André si sia lasciato un po' trascinare da quelli che sono i miti. Ah, no? Ma lei. E i pregiudizi di un Medioevo che in realtà non è mai esistito. Ah beh, allora vuole dire che anche De André si inventa la storia. No, voglio dire che De André, adesso allora viene fuori la mia parte più polemica, che André non è che aveva sta cultura straordinaria, aveva un'ottima voce, scriveva dei testi più che discreti, però non so se aveva una grande cultura storica. Io credo di no. Ma c'era Paolo Villaggio che era scritta anche. Beh, anche quello, voglio dire, per carità, artista quanto si vuole, intelligente anche. Pensava solo i quadrini, in effetti. Ho fatto anche il video, mi sa, all'inizio. Non so se Villaggio fosse uno storico. Non esiste la figura dello storico, proprio perché invece di fare l'operaio, invece di fare l'artista, invece di vendere le frittelle al mare, cosa fa lo storico? Studia la storia e ti porta avanti quello che tu non vuoi. Ma c'è uno storico con 10 milioni di visualizzazioni sotto la canzone Carlo Martello? No, però io tornerei allora, secondo te il discorso è, andiamo su un discorso di praticità, quindi secondo te la cintura di castità è costruibile, tu la faresti come lei, ma dopo io ti voglio dire, tu la metti, no, sta cintura, vai a fare il bagno, dopo fa la ruggine, vabbè, dopo ci faremo la manutenzione.
ma Luzio, quando questi andavano alle crociate, non è che stavano via due giorni, capito? Non è che c'era l'aereo. Ritorno domani. Ma io non mi vado a divertire a fare la guerra, non capito. Ho capito. Oh. Ah, quindi tu dici io soffro e quindi te, cara amorosa, devi la. E poi non c'era l'antitetanica quel tempo là, eh? Vabbè, ti sei arrugginiva? Si è adatta con la fantasia, non ho capito. No, scusa. Anche io ho la fantasia. No, no, l'antitetanica nel senso che ti fa la furuggine, dopo si ammalava l'amorosa. Allora io dico, non è meglio. Ma non è meglio cornuto. Non è meglio cornuto, ma ancora che la moglie ce l'hai. Ho capito, ma io che lavoro non mi posso ammalare. Ascolta la mia domanda. Posso fare una domanda a provocazione? Ma non è meglio cornuto ma con la moglie che invece niente cornuto ma con la moglie morta? Tetanica? È una domanda che faccio. È vero che lei mi sta buttando se mi muore mia moglie e sto male. Esatto. Non lo so, ci dovrei pensare. No, forse nel Medioevo tu mi dirai che giustamente pensavano che esisteva il paradiso, quindi la moglie era morta, sì, però andava in paradiso. Vabbè. E quindi il marito dice io sono contento perché so che è in paradiso. Lei lo sa che sul codice penale italiano c'è una legge dove si prevede il delitto d'onore? Sì, questo era sei rimasto 40 anni indietro, però sono contento per te. Tu sei ancora sul codice Zanardelli. Non credo che ci sia più, ma cosa c'entra? Perché lo fanno? Perché l'avevano fatta che era una legge? Perché era una consuetudine. È una robaccia se la donna ti fa le cornutacce. Ah, ok. Quindi meglio morta piuttosto che essere. Meglio essere marito. Non ragiona Zanardelli. Meglio essere marito di una moglie morta che un marito. Zanardelli? No, quella Zanardelli ha scritto il codice. Ah, va bene, vogliamo. Chi l'ha scritto l'ha scritto. Ah, quindi allora spostiamo un attimo l'argomento. Secondo te, quando dicono che noi abbiamo una visione del Medioevo un pochettino artefatta, piena di pregiudizi, in cui ci sono cose che magari non sono mai esistite, tu dici no. Per esempio, sul discorso della cintura di castità, secondo te è esistita veramente? Sì, sì. Così come anche la. Il British Museum di Londra la potevate trovare. Mm. E invece per quanto riguarda la famosa Vergine di Norimberga, no? Che era uno strumento di come tu sai benissimo, sicuramente era uno strumento di tortura. Ah, non era una persona? No, non era una persona. Era una specie di cassapanca, di come posso dire, di scatolone a forma di essere umano. Ma lei mi fa le trappole, la Vergine di Norimberga. Ma noi, io e i nostri telespettatori sanno che tu facevi la battuta. Allora, ascoltami. La Vergine di Norimberga, che tu sai benissimo, era uno scatolone in cui tu venivi messo dentro, aveva la forma di un essere umano e ti si chiudeva addosso come un sarcofago, giusto? No. Qual era il piccolo problema? Che all'interno di questo sarcofago, quando ti chiudevi, non è che era molto comodo, perché c'erano gli aculei. E man mano che si chiudeva, gli aculei ti punzecchiavano. E quando era tutto chiuso, eri bello spunzottato. Mamma mia, che roba brutta questa roba. E quella era una tortura. Io mi sono sempre chiesto, però, no? Quando gli aculei. Questo esiste? Questa è la Vergine di Norimberga, probabilmente c'è anche. Esiste. C'è una copia. Lei come fa a saperlo che esiste? No, c'è una copia, c'è una l'hanno rifatta. L'hanno rifatta sicuramente. Infatti, quelli che dicono questo che. Era un ingegnere con scippo atomico. No, ma io mi sono sempre chiesto: tu torturi una persona, giusto? Se la torturi perché vuoi farle fare una cosa. Se te muore, non è tortura, è un'altra roba. La Vergine di Norimberga, quando tu l'hai chiusa tutta, cazzo, muori dissanguato. Ho capito, ma quello come fa a funzionare? Sono difetti di. Ho capito, ma non può. Ho capito, ma cos'erano deficienti questi nel Medioevo? Cioè, no, vabbè, ma deve soffrire. Dopo se la sofferenza. È troppo la sofferenza. Sfortuna muore. Non era solo. Quelli morivano sempre tra la Vergine. Ma perché tutti nella vita morivano e c'è sempre la sfortuna dietro ogni morte. Ho capito. Qui, secondo me, tecnicamente la Vergine di Norimberga è inutile. Perché non serve a torturare, serve a ammazzare. A me che una rimane vergine per tutta la vita è sempre inutile. A me che sta vergine era uno strumento della tortura. Vabbè. Quindi tu, secondo te. Io so per la cintura di castità, adesso per la facciamo una sintesi, come vediamo tortura. Se siamo riusciti a raggiungere una. Ecco. Questa discussione ha avuto allora, un senso. Il mezzo della Vergine di Norimberga lo lascio a te, naturalmente se lo vuoi utilizzare per i due, anche se non ti piace, ho capito che tu sei contro. Ma io tu dici anche che esiste. Però io so per promuovere, come hanno fatto nel Medioevo e nel Rinascimento, troviamo degli ingegneri che l'hanno anche disegnata la cintura di castità, il British Museum ce l'ha mostrata e non, forse è stato lui a toglierla perché lui c'ha questi poteri, certo. Vedete Serafino Massoni che lo dice sempre che è stato lui a eliminarlo. Esatto. E per me anche qua, se il British Museum non c'è più la cintura di castità è colpa sua, porta anche un po' di quello sempre. Quelli che mi fa del male è sempre porto sfiga. Se però adesso vado a sbattere è colpa sua, ragazzi. Chi dietro la gente. Sta andando a sbattere, mi sa. Qua c'è la vecchietta, la prendo sotto. Ma se grazie a me hai fatto anche la macchina nuova, dai. Ecco, non vabbè, c'è ragione. Dai. Sì. Con i soldi che hai guadagnato col canale, io non lo volevo dire, me la tiri fuori. Oh. Allora volevamo farla vedere, adesso mi hai fatto incazzare. Guarda un po'. Guarda un po'. Ecco. Sarà lo sponsor, sarà quello che vuoi, ma qui abbiamo una macchina nuova. Ecco.
cioè ecco. Questo me l'ha regalata. Cazzo, anche macchina nuova de pacca. De pacca. Guarda che lusso. C'avevi una macchina che era un canchero. Fa vedere, cioè, l'altra che è giusta. No, esatto, però come, come la sta. Facciamo vedere di quant'è. Ma che macchina, ragazzi. No, che macchina, dobbiamo fare. Attenzione che stai andando a sbattere per davvero. Ascolta zio, qual è la conclusione di questo discorso, allora, di questo nostro dibattito? E noi abbiamo una visione del Medioevo corretta o abbiamo una visione distorta del Medioevo? Ma tutto è distorto nella vita. Mi dai un dispiacere se mi dici questo, però. Tutte realtà distorte, quelle che noi apprendiamo. Quindi sei d'accordo perché con... Perché accomodiamo quello che vogliamo vedere. Quindi diciamo... Sempre. Posso farti la citazione di un grande intellettuale italiano che era... Porca troia, si vive meglio accomodando le situazioni, contornandole in qualcosa che è. Guarda, non mi è dato sapere. Posso sparare? Guarda, sparo la mia sparata, poi concludi te, perché la mia sparata so che è noiosa. Ti cito un grande intellettuale palloso italiano che è Benedetto Croce, che diceva che esiste soltanto la storia contemporanea, nel senso che tutte le epoche noi andiamo a vedere nel passato, comunque le guardiamo con l'occhio di adesso e quindi le guardiamo con le categorie mentali, certo, che abbiamo nel presente. Quindi noi nel passato lo vediamo sempre comunque distorto con gli occhi del presente. Ho detto, ma sto Benedetto proprio dal cognome portava finito la croce per era tutta una la vita, palla, eh? Era una palla infinita, insopportabile. Purtroppo è andata la croce già da nato. Questa è la mia sparata. Il nome. Tocca a te Croce. Questo è Benedetto Croce. Non ti piace Benedetto? Mi dispiace Benedetto Croce. Te l'hanno messa appena sei nata la croce. Tu pensa che sfiga. Vedi che frasi che frasi te vai a enunciante la vita. Ma chi dopo te si sposava? Tu sei rimasta anche single, la cintura non ti serviva e la Vergine di Norimberga magari non c'era perché era distante da te, ma opinione di Luzza arriverà nelle tue piccole ceneri rimaste e ti farà risorgere Benedetto Croce con un nuovo cognome, Benedetto Stella. Mua, Benedetto Stella. E grazie alle mie sigarette mi ne fumo un'altra per opinione di Luzio, che mi dà sempre spazio in questo canale insieme al loro conduttore che un po' mi ostacola, mi frigge. Questo mi banna adesso, come quel Luzio, matto di Luzio. Dove siamo? Vogliamo... Ciao ragazzi. Dove siamo? Dove siamo? Dice di altri spettatori. Fano. Siamo a Fano. Oh, sempre. Quindi non diranno siamo sempre a Serignano, dai. Grande. Perché non va sempre la monotonia?